Io credo che sia una cosa molto, molto triste, perché alla fine si tratta di problemi che sono sulla pelle delle persone. Non voglio mai risolvere dalla sola cosa patetica e le altre cose, però conosco molto di queste persone che stanno qua, so che alcuni di loro soffrono per certi problemi e hanno avuto la pazienza di stare qui dentro qua per un problema che riguarda se loro stessi e i loro figli. Mi colpisce quello che ha detto adesso il sindaco, che tutto sommato è una cosa apprezzabile, anche se non riesco a capire quali sono i meccanismi della democrazia. Cioè, io non capisco, non è possibile che tutto quello che abbiamo fatto oggi, tutto questo tempo, l'abbiamo fatto come una partita a calcio sulla corte, così in piedi, a poco, perché ci stavano le persone. Non si poteva fare prima tutto questo, non si poteva evitare a queste persone di perdere tutto questo tempo qui. E poi, mi permetto di dire, apprezzo il gesto della consigliera regionale, in quale avrebbe potuto intervenire prima questa faccenda, però non gli permetto, con l'affetto che gli voglio di lo sa, né di definire questa una sceneggiata, né di parlare di donne in prima fila che cercano di fare. Sì, ha detto questo! Zitto! Zitto, ha detto questo! Ma le donne in prima fila non ce le Io devo anche dire un'altra cosa, perché c'è una e adesso parliamo, che abbiamo una situazione cattocchiata in questa legislatura. Il 27 febbraio del 2009 questo comune ha dato parere del favorevole tramite il dirigente dell'ambiente. Io sindaco Valerio Verde, il 27 febbraio del 2009, su pianeta Marte, è arrivato qui, alla fine si è accorto di tutto questo, sul fondo delle persone delle popolari ha deciso poi finalmente di intervenendo in una maniera a dir poco inutile, dannosa. Chi ha firmato quel documento del 27 febbraio del 2009? Lo ha firmato il dirigente. Ora il dirigente, spiegate, è il sindaco subisce le indicazioni del dirigente, le subisce, perché dice no, non sappiamo niente, oppure ispira quello che dice il dirigente. Il sindaco, lei ha un problema, perché se lei è un ispiratore di questa firma del 2009, è il sindaco, lei è un istigatore della verità, ma se lei invece è vittima inconsapevole delle decisioni di un dirigente, allora se ne liberi. E se questo comporta dei problemi insanabili per gli equilibri della tua maggioranza, allora ne prenda atto e si dimette. Adesso quando c'è stato, per quale noi riusciamo, probabilmente speriamo, di toccare il nome del diritto alla salute, sancito anche la 27 del 2000, e questa è la cosa che vuole fare. Allora noi diciamo la cosa. Consiglio Marino, la professione di alzare le concessioni. Noi di Arpino e tutti gli asiliani che dicono no alla centrale con tutta la sua amministrazione hanno capito che lei non è un interlocutore affidabile. Non è un interlocutore, cioè che è stato preciso mandato al consiglio del periodo, ma loro comprendono il servizio di tutela che è organizzata un team di legali esperti, lei ha solo preso 3 giorni per intervenire e uno spot pubblico. Il comitato ora alzerà il libro. Ci rivolgeremo noi direttamente alla regione. Ma lei pensi che se si libererà di noi, i cittadini di Canzone non dimenticano e saremo noi a liberarci di lei, ottenendo le sue dimissioni, aspettando a fatto una nuova competizione elettorale. Siete qua perché noi ve lo abbiamo chiesto.
adesso e dovete dare conto a noi. Situazione di inizio scolastica. Annullate la seduta, date il